L'investimento di Janssen per il potenziamento dello stabilimento di Latina, oltre naturalmente all'azienda, ha coinvolto tutte le istituzioni, con un lavoro di squadra veramente bipartisan. Ne parliamo con il senatore Gasparri. Allora, senatore Gasparri, l'investimento di Janssen a Latina è un successo dell'intero sistema paese. Ecco, come sono state coinvolte le istituzioni e come avete lavorato? I rappresentanti del gruppo, in particolare il dottor Scalcabarozzi, ci hanno rappresentato le prospettive di questo investimento, hanno chiesto le informazioni su quelle che erano le scelte settoriali che le forze politiche, il Parlamento e quindi anche il governo avrebbero fatto, e noi abbiamo cercato di rassicurare tutti coloro che poi insieme a Scalcabarozzi dovevano assumere questa decisione, e a nostra volta abbiamo sollecitato i livelli di governo, in particolare la presidenza del Consiglio. Abbiamo cercato insomma di facilitare il dialogo tra le parti imprenditoriali, i vertici multinazionali della Janssen e i vertici di governo, rappresentando del resto un territorio, questo di Latina, che in campo industriale, nel campo dell'industria farmaceutica, rappresenta una assoluta eccellenza. E quindi abbiamo insomma cercato di dare un'immagine positiva del nostro paese affinché si credesse nell'Italia e si pensasse che l'investimento in Italia è una scelta possibile. La Janssen ha seguito questa strada e di questo siamo molto orgogliosi. C'è un aumento di occupazione, un aumento di fatturati in un settore ad altissimo valore tecnologico. In questi giorni abbiamo voluto in Italia delle misure che favoriscono con il credito d'imposta lo sviluppo delle attività di ricerca. Crediamo che questo segnale possa convincere i vertici di questo gruppo di aver fatto una buona scelta in Italia e di ampliare ancora di più la loro presenza. Senatore, come fare perché questi investimenti diventino la regola e non più l'eccezione? Noi riteniamo che nel mondo della competizione globale l'Europa debba facilitare le possibilità di investimento nel nostro continente. Sì, risanare i conti pubblici, tenere sotto controllo gli elevati debiti degli Stati europei, ma dobbiamo anche essere più generosi sotto il profilo fiscale, perché altrimenti poi la delocalizzazione potrebbe impoverire i nostri territori. Agire ad esempio con abbattimenti fiscali per chi sviluppa ricerca è una scelta che stiamo facendo e che faremo con sempre maggiore convinzione. Pronti come Italia, paese fondatore dell'Unione Europea e paese protagonista nel contesto europeo, a esigere dall'Unione Europea le regole migliori per attrarre sempre di più la presenza delle multinazionali che già oggi rappresentano una parte importantissima degli investimenti, della produzione e anche delle esportazioni che partono dal nostro paese.